Chi me l'ha fatto fare? E rieccoci qua tornati ragazzi su Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Nell'ultimo episodio siamo riusciti a completare, diciamo, la notte di Springtrap e il signor Freddy Fuso. Mi ha detto mio amico che si chiama questo Freddy qua, ve lo dico adesso. Si chiama Molten Freddy. Però diciamo che noi abbiamo fatto, come dire, qua minigiochi, ma ho visto, guardando bene poi in questo minigioco, che c'era tipo uno spazio aperto, che sono un attimo curioso di vedere. Mannaggia la macchina. Prova a sentire qua questo spazio aperto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che è successo? Che sta musica così? Raga, fortissima questa musica. Che è successo? Come siamo andati a finire? Ho detto c'era un buco. Che cos'è sta macchina qui? Perché sembra una macchina normale? Boh, camminiamo. Andiamo sotto qua. Possiamo anche fermare se vogliamo. Camminiamo con questa macchina che non staremo tecnicamente facendo. Adesso andiamo qua. Stiamo imitando qui. Ok, abbiamo parcheggiato. E c'è GRS. Sei una persona. Ma questo signore. Andiamo. Lo sai anche tu che dovresti essere qui. Non complicare le cose. Va bene. Perché che succede se non scusate? Ah, non ci possiamo passare. Ma chi è questo personaggino giallo? Scusatemi. Vabbè, abbiamo preso la macchina. Ritorniamo qui indietro. Ok, andiamo. Qui sotto, ok, avanti. Ma la strada si sta facendo più piccola o sbaglio? Non vorrei dire. Sì. E la musica sta anche rallentando. Siamo scesi dalla macchina. Siamo per entrare a casa. Questa non mi sta convincendo tanto. Che cosa succede? C'è una versione più grande di noi. Ok. Tu chi sei? Ma io lascialo da solo, non volevo essere disturbato, ho avuto una giornata pesante. Questa casa sembra quella di Michael Afton, perché stiamo andando a TV, divano lo stesso. Però forse siamo. Noi siamo William Afton qua, cioè il padre. Che è successo? Non si può perché la porta è chiusa. Vabbè, allora torniamo indietro. Però essendo la mia casa, non possiamo ignorare questo. Ma in effetti è vero, quindi andiamoci di nuovo. Apri la porta! Vuoi trovare un altro modo? Cosa dobbiamo fare? Abbiamo finito? Ah sì, dobbiamo trovare un modo per entrare diverso, mi sa. Poi possiamo notare che sta tipo piovigginando tantissimo, tipo. Andiamo qua. Andiamo qui. Ok, andiamo sopra. Sopra. Se c'è un jumpscare. Ah, andiamo. Qui c'è la finestra rotta, ok. Che è successo? Ecco dei passi, ci sono dei passi qua. È scappato di nuovo. Poi dovrà scusarsi per quello che è successo. Ok. Abbiamo ricevuto 100 monete. Vabbè ragazzi, io direi di andare avanti con la notte. Poi questo magari questo minigioco invece vediamo qual è il segreto che conterrà. Ma direi di finire questa giornata e passare alla notte. In cui abbiamo salvato questa volta anche Baby Circus. Quindi mi domanderò un po'. Ecco, già iniziamo con un primo che sta per arrivare. Iniziamo a già farci le cose. Credo che già non faremo al primo colpo, però tanto ci proviamo. Siamo vicini? No, ancora no. Ok, è qua. Ho cazzato un po' il volume perché si sentiva benissimo. Ok, l'ho sentito molto vicino. Molto profondo. È arrivata la pubblicità, è arrivato molto in Freddy. Non è vero. È in due. State arrivando.
C'è Circus Baby, Freddy e Springtrap adesso, quindi. Sono tre. No, ancora no. Sono ancora qui, scusate. Ah, maledizione. Un po' tantini, mi dicevano, ma giusto un po', eh. Scusatemi un momento. Signori, ma quattro animatronics non erano due una volta? Perché sono quattro pericoli? Che animatronics abbiamo messo? Abbiamo salvati solo tre, perché quattro? Fatemi un attimo accendere. Ok, raffreddiamo qua perché stanno succedendo cose stranissime. Non si sta raffreddando un c***o. Mi stanno avvicinando, io direi di ordinare tutto in fretta perché la sigla mi sta piacendo. È qua, è qua, è Ciccio, mattina sbrigata. Ok. Vuole dire cosa? Sì, è qua, ok. È in questo condotto qui. Ah, abbiamo capito un po' il meccanismo, ma è diventato adesso più complesso, sembra, perché più digestiamo, più diventa difficile. Il naso dell'orso è sempre bellissimo. Ok, è arrivato anche uno da sinistra. Ok, mi state circondando. Cioè, uno da destra, scusatemi, con quel pagliaccio. Tra poco anche il pagliaccio mi jumpscare. Se n'è andato il signore? Dai, sì. Ok, perfetto. Iniziamo a finire qua il lavoro della pizza e Pizza Kids. Facciamo altre cose. Stanno arrivando. Ok. C'è tipo un modo per attirarli in qualche altra parte perché così è difficile. Fammi vedere. Ok, perfetto. Oh, attiriamoli. Posso attirarli in qualche maniera? Ah, ok, così. Con l'audio. Abbiamo scoperto come attirarli. Perfetto. Poi stampiamo un po' di cose. Spegniamo poi tutto. Lo stampo. Oh, mi spaventerà qualcuno, sicuro. Mi dà pressione. Bene. Ci sono rumori? Vedete? Vedete? Ero sicuro già mi veniva qualcuno. Ok, altro sempre qua. Perfetto. Meno male che ho controllato. Meno You male. may not recognize me at first, but I assure you, it's Springtrap, still ne me. possiamo parlare da persone civili. Potete spiegare perché siete quattro adesso? No, veramente. Perché siete quattro? Però non eravate quattro. Ascolta questo naso che è molto gentile. Non è come voi. Sire, quando se ne vuole andare, può andare. Può andare. Quando vuole. Ok, iniziamo a fare un po' di cose. Abbiamo fatto un'altra cosa. Le cose più silenziose, facciamo così, recuperiamo il perfetto. Mi sa arrivato qualcuno, eh. Vediamo. Accendiamo il computer. Guardate che sono un attimo concentrato perché. Stavo scherzando. Non ti disturbo più, non ti disturbo più. Ma tipo, come si fa a capire quando se ne vanno? Tipo, per aspettare un po'. Che se ne sia andato, perché sento che. No, ancora qui, eh. Io do. Scusami, ma devo un attimo raffreddarmi qua, eh. Ok. Ma così bestia, eh. Mamma mia. È arrivato uno dal sinistra, porca miseria. Ce ne sono andati. Sì, ok, vai, stacchiamo un po' di cose. Mamma mia, questo mi fa morire di caldo. A me non mi preoccupa tanto la parte del digestilli, per me è solo questo cacchio di calore. Allora ho capito come gestilli, per me è calore. No, finiamo qua un attimo. Andiamo al computer. Vedo qualcuno. No, perfetto. Accendiamo e facciamo tutto. Accendiamo e facciamo tutto. Non è arrivato qualcuno. L'ho sentito. Aspetta un momento. Finisci? No, non vuole finire. Ok. Sei qua? Non lo so perché questo rumore del coso qui. Ma no, non è arrivato. Ok, allora stampiamo tutto quanto dobbiamo stampare. Stampiamo. Non è arrivato ancora? Uno sì, uno è arrivato. Aspettate. Stampa più che puoi. Tu stampa e basta. Devi stare zitto e devi stampare. Zitto e stampa. Appena ci sei, eh. Appena hai fatto. Prima
mia, che potenza! Come ho fatto non lo so neanch'io. Before you is an animatronic found in the back alley. Cosa che non sapevamo? We are unsure. Non potevo troppo eccitarmi ad averlo scoperto perché non so se muori, ma siamo riusciti a scoprire l'audio. Quindi una buona tecnica. Perché c'è quello di 5 euro? Please make your choice now. Boh, salviamo. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. 5.000? Remember, scusa, you want to do a neutral state if you feel that it's becoming unstable or... Lui ci ha detto you can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Perché le compreremo, mi sa. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Non so bene i movimenti di questo orso, quindi è probabilmente una scossa elettrica. Document results. Yes, risolvo. Begin audio prompt in 3. Ok, una andata. Mi sa che qua altri 5.000 euro non ce li prendiamo. 5.000 non ce li prendiamo. Document results. Ah, piace la mossa, quindi sì, si è mosso. Begin audio prompt sta in muovendo, 3, signore. 2, 1. Non vorrei dire, ma si sta muovendo, signore. Il signore non è scemo. Ok, vai. Document results. Yes. Si è mosso anche stavolta. Begin audio prompt in 3. Massimo è così. 2, vuoi dire ci sta per spuntare? Document. Ok, intanto gli faccio la scossa. Oh, no, facciamo una cosa, va. A posto. Document results. Begin audio prompt in 3. Si è mosso adesso. Two, perché così? One. Mi piace. Ora faccio un'altra scossa. Ce lo lascio fare. Document results. Prima scossa. Ok, mi sono fidato abbastanza. Ok. Ritorna. Bravo, ritorna così. Finito. Ah, vediamo. You have completed the maintenance checklist. And may proceed with the salvage. Well done. End tape. Finito. 2500 euro. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Perché c'era la voce di quello di FNAF 5? Attrazioni. Vuoi comprare animatronics? Vediamo un po'. Ci abbiamo. Compriamo Foxy. C'è il rischio di uno, ma noi lo mettiamo lo stesso. Perfetto, mettiamolo su Foxy. Hola. E poi un Foxy con la fisarmonica. Bellissimo. Che poi dovrebbe sentire tipo Foxy. Ho visto che dovrebbe sentire tipo un pirata, in effetti. Non ci ho fatto mai caso. C'è la bandana infatti del pirata. Non ci ho fatto mai caso. Adesso noi cosa faremo? Ora miglioreremo questo parco. Adesso qui ci metteremo Freddy. Aspetta che possiamo sostituire. Questo lo leviamo. Questo lo leviamo pure per ora. E qui ci mettiamo Freddy. Dovrebbe stare tipo qua. E qua ci mettiamo un attimo una cosa così. Cosa succede se mettiamo questo? Ci ha dato molte monete. Ok, no, togliamolo. Per ora togliamolo, mettiamoci questo. Quindi quello nero si muove tipo tutto strano, va bene. Adesso abbiamo pure un Foxy. Poi ci metteremo successivamente Bonnie qua, Chica. Aspetta, sono... E poi chi ci mettiamo qui quinto? Forse questo qui nero ci dobbiamo mettere. Però lo faremo dopo. Cos'è questo spawn? 5.000! 5.000? E io accetto 5.000 monete. Sì che le accetto. In questo caso l'elefante adesso potremmo comprarci. Però prima vorrei comprarmi Bonnie, Chica e gli altri. Prima di fare gli altri. Ok, allora abbiamo Bonnie e Chica. Perfetto, li abbiamo tutti. Ok, togliamo il maialino e mettiamo Bonnie. Togliamo l'orsetto qui e mettiamo Chica. E poi ci mettiamo, vabbè, il maialino qua ce lo possiamo mettere tanto. Possiamo fare così, ma forse è meglio Foxy metterlo qua. Vabbè, lasciamoli così, va. Dico che questo episodio possa concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio continueremo con queste notti. Che devo dirvi che abbiamo capito il meccanismo. Quindi sicuramente la prossima notte ce la caveremo, credo, o meglio, o con un po' di difficoltà. Però capendo sempre il meccanismo meglio. Avevo fatto questa notte al primo colpo che non mi aspettavo assolutamente di farla. Io uso una tecnica per fare questa cosa. Faccio una cosa, cioè tipo lunga, e poi spengo tutto. Vedete se quelli stavano arrivando veramente. Se non sento nessun rumore, io continuo. Qualche volta guardo lo schermo, appunto, vedete se stavano arrivando gli animatronics. Se no, continuo. Però bisogna stare molto attenti al calore, appunto, perché se il calore alza, noi
facciamo la fine dei Viewstall. E per questo episodio è tutto, e ci vediamo al prossimo episodio di Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Mi raccomando, state attenti agli animatronics, mantenete il calore e non fatevi spaventare da Spring, dal poi che è un grandissimo bastardo always. Ciao a tutti.